Ciao io. E bentornati in Pokémon Corona. In questo settimo episodio di Pokémon Corona. Non mi aspettavo saremmo mai arrivati a così tanti episodi di Pokémon Corona. E non so neanche se questo video qua verrà trasformato in un episodio. Ma da quello che ho capito ci sono ancora dei leggendari, delle cose segrete da catturare. Non so per niente di cosa si tratta. Non ho ancora cercato nulla di quello che devo andare a fare, né niente. E probabilmente se sono segreti troppo nascosti e incomprensibili li andrò a fare attraverso una guida, perché sennò è impossibile. Ma mi è stato detto che appunto c'è altra roba. Quindi a questo punto qua continuo a controllare, esplorare la mappa e vedo se trovo qualcosa. Perché adesso ho finito pure l'evento con Sonia, ho finito l'evento delle leggende, ho catturato tutti i leggendari. Non so cosa rimane. C'era il Cosmog che posso prendere. Non so cosa debba fare riguardo, però la scorsa volta che ho parlato con lei era del tipo: ah, non puoi prendere il mio Cosmog, non sei un esperto per il mio Pokémon. Sono il campione della Lega e non sono esperto per il Pokémon, va bene. Oh, grazie infinite per aver salvato il viaggio da quel Pokémon impietrito. Sarebbe il massimo se potessi affidare Batuffolino alle natrici esperta come te. Che ne dici? Fantastico, grazie mille. Sei felice anche tu, vero Batuffolino? Cos. Abbiamo anche Cosmog adesso. Ma non puoi trovare anche solo Galeo e Lunala dentro il Red Dynamax? È il metodo per avere Cosmog e Cosmoen? Ah, ok, ha senso. Tra l'altro non aveva neanche una descrizione del Pokédex. E stavo guardando qua, ma non... cioè, non c'è spazio per altri leggendari. I prossimi leggendari che posso prendere, o gli altri Pokémon speciali che posso prendere, quello che è, sono fuori dal Dex di Corona? Perché volevo guardare il Pokédex per avere casomai qualche indizio. Perché se ci fosse stato, che ne so... uno spazio dopo Regieleki e Regidrago, o prima di Regieleki e Regidrago, aveva detto vabbè sarà Regigigas, però non c'è niente del genere. Quindi non lo so, forse non è niente di simile. Non so cosa sia onestamente. Adesso mi metto a esplorare meglio il posto e vedo se riesco a trovare qualcosa. La scorsa volta abbiamo trovato Sonia andando vicino a un albero, quindi mi metto a abbracciare ogni superficie della mappa sperando di trovare qualcosa. È l'unica cosa che mi viene in mente. Attenzione, c'è un indizio un po' insolito. Sembrano le orme degli estrieri. È Keldeo? Per qua ho trovato le ombre accanto. C'è una pentola per qualche ragione. La prima cosa che mi verrebbe in mente da fare è o andare a parlare con Sonia, oppure provare a mettermi nel team leggendari. Perché come per i regi basta mettere i leggendari nel team e ti apre la porta. Potrebbe essere una cosa del genere, dove metto tutti e tre leggendari e quindi arriva anche Keldeo, che è il quarto tecnicamente. Forse può funzionare? Ok, Virizion, Terrakion e Cobalion. Toh, questo qua mi cambia qualcosa? C'è un indizio un po' insolito. No. Devo metterlo uno di loro prima nel team, in modo che mi compaia dietro e quindi è tutto contento e felice. Ecco qua, c'ho Virizion dietro. C'è un indizio un po' insolito. Fischio. Non lo so. Sono le impronte accanto alla pentola. Ho un oggetto pentola da dare a un Pokémon? Posso dare a un Pokémon l'oggetto pentola? Non credo, ma provo. Ho un dolce. No, non lo so, sto... il cucchiaio. Posso mangiare dalla pentola con il cucchiaio. Non lo so, sto tirando cosa a caso adesso. Non neanche con oggetti. Neanche con oggetti. Qua c'è qualcosa, non voglio cercare su internet perché col cavolo che cerco su internet. Ci deve essere una soluzione, ci devo tanto pensare. Ingredienti. Posso mettere un ingrediente? Dai, ingrediente. Posso dare un ingrediente tipo Virizion? Gli ho dato le erbe. È il contento Virizion. Non succede comunque nulla. Forse devo cuocere gli ingredienti. Com'è che si cuoce? Sarebbe... ok, proviamo a fare il mio primo carry in assoluto di tutta la storia. Mi ha dato... oh, degno di coppe raja. Ah, quindi degno della merda. Non è successo niente. Non è successo niente. Non è successo nulla. Oh, secondo di livello. Ma cosa? Ma perché? Vabbè. Ma... what? Era lì da prima o l'ho attivato con il campeggio? Oh, quando è arrivato Keldeo? Com'è successa sta cosa? Non avevo mai guardato genuinamente in quella direzione lì quando stavo cambiando gli oggetti. Quindi potrebbe essere anche un oggetto a random che ho utilizzato, o semplicemente i Pokémon nel team. Non l'avevo visto prima. È stato il campeggio? Ok, Keldeo. A che livello sei, Keldeo? Tra l'altro è nella sua forma risvegliata, quello che è. Vediamo. Sta piovendo. È livello 65, più basso rispetto agli altri. Ci sta, perché comunque dovrebbe essere più piccolo. Allora, solita strategia, mi sono dimenticato la Velox Ball. No!
cavolo, mi sono dimenticato la Velox Ball. Ma come ho fatto a fare un errore così da principiante? Come ho fatto a dimenticare la cosa? Si lancia comunque, non mi interessa. Si lancia comunque la Velox Ball. Velox Ball, dai, non importa. È più importante fare la prima turno, ma non importa. Va bene così. L'abbiamo lanciata. No, non conta, bisogna iniziare. Non importa, bisogna iniziare. Stavolta facciamo le cose per bene. Questa volta facciamo le cose per bene e lanciamo la Velox Ball. Io non mi posso permettere di fare una dimenticanza del genere e dimenticarmi di lanciare una Velox Ball al primo turno. Non è una cosa che posso permettermi in questa serie qua. Quindi Velox Ball, Velox Ball, dai Velox Ball. Anche se non fa niente, anche se non fa niente, sono comunque soddisfatto. Il combattente deve iniziare così, perfetto. Spada mistica, va benissimo. Adesso muro di fumo. Lui è di tipo lotta acqua, se non ricordo male. Quindi non dovrei comunque sconfiggerlo con un'elettrococcola. Però l'obiettivo sarà paralizzarlo, abbassargli la precisione. È tipo il 12. Quanti leggende abbiamo preso questa serie qua? Elettrococcola. È arrivato il rosso. Non ci credevo neanche che arrivasse il rosso. Ero preoccupatissimo di portarlo a poco prima del rosso e rimanesse al giallo e diventasse impossibile catturarlo. Invece non è così. Quindi Ultra Ball. Dovremmo riuscire a prenderlo, giusto? Cioè non subito, però adesso dobbiamo riuscire a iniziare ad avere la chance di poterlo prendere. Ultra Ball. Oh, non ho ancora fatto un singolo tick. Sono tipo alla sesta, settima ball che gli ho fatto, non ho ancora fatto un singolo tick. Quant'è il catch rate di questo Pokémon? Cioè almeno uno, non chiedo troppo. Uno, due. Ok, già qualcosa. Già un miglioramento rispetto a prima. Siamo! Preso Keldeo! Cavolo, quante Pokémon ho dovuto tirare! Sono di sicuro sulla trentina, di sicuro più di 30. Però l'abbiamo preso! Keldeo! Ma lui non c'è, quindi non c'è più la sua descrizione del Pokédex a questo punto qua. Ah, ma a questo punto qua potevano aggiungere la sua descrizione del Pokédex. Forse. Sì, potevano aggiungerla e basta. Abbiamo preso Keldeo. Era questo qua l'unica cosa di rimanente oppure c'è altro? Io non lo so. Per sicurezza mi vado a curare i Pokémon perché non si sa mai. E dopodiché continua esplorando la corona sperando di trovare qualcos'altro di interessante da avere o meno. Adesso pensandoci che c'è Keldeo, mi viene da pensare anche che ci possa essere Regigigas. Perché non c'è la descrizione nel Pokédex. Non c'è lo spazio per Regigigas, ma non c'è lo spazio neanche per Keldeo. Ci potrebbe anche essere Regigigas. Però non saprei dove cercarlo. Posso provare a mettermi tutti i Regi nel gruppo, ma non so se mi fa niente questa cosa qua. Va bene, ho messo nel team tutti i Regi. Non so se si possa trovare Regigigas o semplicemente si potrebbe trovare anche... nella Dina Avventura, perché potrebbe benissimo trovarsi nella Dina Avventura. Però li ho messi nel team. Se riesco a trovare qualcosa di figo, sono contento. Ah, forse devo rientrare in uno dei templi? Forse devo rientrare in uno dei templi con tutti i regi? Forse, aspetta, no, forse devo andare in quello gemello e fare sul pavimento il pattern della faccia di Regigigas. Che adesso non mi viene in mente com'è, però forse posso fare quel pattern lì. E se ho tutti i Pokémon nel team, posso tenere Regigigas. Mi sembra sensata come cosa. Ok, eccoci qua al tempio gemello. Adesso devo mettere il pattern corretto sul... Non si accende. Devo... Non è questa la soluzione. Ci ho sperato un sacco. Qual è il pattern di Regigigas, tra l'altro? Ah, qua non si poteva fare, in effetti, in ogni caso. Perché sono 4 in basso e 3 in cima. E non credo si possa fare neanche dagli altri. Che poi sto cercando Regigigas, ma non so neanche se c'è nel gioco. Mi sembra la conclusione logica sensata, visto che c'era Keldeo. Però potrebbe benissimo non esserci e trovarlo normalmente nelle avventure Dynamax. Potrebbe anche benissimo essere così. Vabbè. Oh. Salve signora. Si è perso una caverna e non sa come uscire? Devo riportarla con gli altri vecchietti all'ospizio? Portami dei rami Galarnoce. Se ne porti 15 ti farà una corona Galarnoce. La corona di Slowking! La corona di Slowking! Mi ero completamente dimenticato che c'era Slowking da trovare in questo DLC qua. L'avevo completamente rimosso. Mi ero perso appunto a pensare a leggendario e roba simile. Mi ero dimenticato che c'era anche da vedere Slowking Galar. Ok. Allora voglio farlo evolvere. Sono curioso di vedere com'è. Ok, ho uno Slowpoke Galar. Gli do la corona Galarnoce. E dovrebbe funzionare come una pietra tecnicamente, giusto? Yes. Usa e si evolve. L'ho intravisto lui, l'ho visto qualcosa comunque a riguardo. Non l'ho però ancora visto per bene Slowking Galar. Mi sembra che ci abbia una testa strana con degli occhi strani. Oh! Ma
Perché ha quegli occhi? Cosa sono quegli occhi? Slowking, impara inquietantesimo. Va benissimo tutto quello che hai imparato, va benissimo. Slowking, forma Galar, veleno psico, Pokémon stregone. Non è più il Pokémon reale, è il Pokémon stregone. Lo shock dell'evoluzione e le tossine hanno favorito lo sviluppo dell'intelletto di Shellder, che è ora in grado di manipolare Slowking. Quindi è Shellder che controlla Slowking. Tipo un... la prima cosa che è venuta in mente è tipo il consigliere corrotto che dà i consigli a re e quindi gli fa fare le cose in modo sbagliato, tecnicamente. È la prima cosa che è venuta in mente, non so se è questa la sua ispirazione, però è la prima cosa che è venuta in mente. Capisco, però il design è strano. Va bene. Comunque questa cosa l'abbiamo fatta adesso. Non sto pensando neanche a questa roba qua. Sto ancora esplorando, però mi sa che non c'è nient'altro. È un albero gigantesco, vuoi scuoterlo? What? Posso scuotere quest'albero? Come faccio a scuoterlo? Come faccio a scuotermelo, scusa? Scuoti l'albero. L'albero non si è mosso in un millimetro. Dovrà succedere qualcosa, se non ci sarebbe questa animazione qua. Quindi continuo fino a che non esce qualcosa. Non so cosa ci sia dentro, però voglio vedere cosa esce fuori. Anche se è soltanto un Pokémon inutile, va benissimo comunque. Non mi interessa, può essere qualsiasi cosa. Non mi cambia nulla. Sembra che in cima all'albero sia mosso qualcosa. Scuotilo ancora. Oh? Dall'albero è uscito qualcosa. E ti trascina una tana di Pokémon. What? Ah, è tipo Vespiquen. È un altro Vespiquen? Non voglio un altro Vespiquen. Non voglio neanche uno di lui. Ma cosa me ne frega di un Grident gigante? Vabbè, abbiamo trovato il Grident gigante. Non ho nessuna ragione per combattere questo Grident gigante qua. Però va bene, perché no? Ti colpisco con una frusta di fuoco. Vai in frusta di fuoco. Colpisci il Grident gigante. Quanta vita? Quanta vita? In attacco. Perché c'ha così tanta vita? Perché mi ha fatto così tanto male? È di livello 100? Oh no, è un Grident di livello 100. Probabilmente avrà anche i V perfetti. Non c'ho nessuno di super efficace sotto di lui. Mi farà il culo. Ok. È andata bene questo combattimento contro Grident. È andato bene, non mi posso lamentare. Voglio riprovare con un team diverso? Ehi, perché no, dai. Forse è una cosa importante. Ok, sconfitto. L'abbiamo sconfitto utilizzando un Urshifu Gigamax. L'abbiamo battuto in questo modo qua. Salve. Ti posso catturare? Gli urti generati dall'intensa lotta hanno fatto cadere molte bacche dall'albero. 30 bacche arancia, 10 bacche cedro, una bacca langza, 20 bacca modoro, 15 bacca melon, 5 bacca rosmel, una bacca ambola. Ah, questo era tutto? Ma chi se ne frega allora? Vabbè, mi continuo a cercare allora qualcos'altro. Ok, ho cercato, sono qua ormai a cercare da circa un'ora e mezza e non sto più trovando nient'altro. Quindi a questo punto qua, che deve essere arrivato il momento di cercare su internet cosa mi manca di Pokémon speciali o eventi interessanti da fine di fare in questi DLC qua. Che deve essere arrivato il momento di cercare, perché non saprei più cosa controllare né cosa fare. What? C'è Regigigas, ma è un... ma è insensata come cosa. È una cosa arbitraria a caso. Davvero? Ok. Qua in giro ci dovrebbe essere una tana. E in quella tana dovrebbe forse essere questa qua come tana. Devo interagire con questa tana qua. La cosa che la differenzia è il fatto che è spenta. Ok. E interagendoci si attiva, emana una luce fioca e possiamo fare qualcosa. Cioè, l'unico indizio che ti possa far pensare è quando hai tutti e cinque messi nel team che questa cosa qua è spenta. Però puoi di base spegnerle le cose ed è normale che ne trovi una spenta. Vediamo che cos'è sta cosa. Vogliamo esaminarla? Certo. Gigas. È molto a caso. Questa cosa mi fa impazzire. Però vabbè, almeno abbiamo il raid Dynamax, come quello di Grident di prima, con Regigigas. Ok, Regigigas. Sarai un pochino forte, immagino, essendo anche così. Tra l'altro devo per forza avere tutti e cinque regi nel team, quindi devo per forza sconfiggerlo con i regi. Se non lo battiamo adesso, lento inizio, inizierà a combattere da 5 turni, vuol dire. Se non riusciamo a sconfiggerlo con i regi, devo mettermi nel team qualcun altro. Uno buono sarebbe un Urshifu. Urshifu farebbe parecchio male qua. Però al momento attuale sfruttiamo il tempo che abbiamo a disposizione per mettere davanti uno di loro e cercare di fare danno tipo con Regidrago. Forse devo mettere davanti qualcun altro prima di mettere Sentiscorch, così sprechiamo un turno. Però non so quanto sia forte. L'importante è sconfiggerlo. Non so se abbiamo anche il 100% di... No, cacchio, non c'ha lento... Non c'ha lento inizio. Non ha lento inizio. Aveva detto che c'era lento inizio, no?
Non ho detto che c'era l'antidoto. Non era l'abilità sua che inizia a combattere dopo 5 turni? Mi ricordo male io? Ti colpiamo adesso con Dainapugno e speriamo che ti faccia male. Perché o così o comì. Ok, Regirock ci ha shottato Regidrago. Speriamo che Regirock riesca a fare qualcosa. Ti prego. Regigas deve ricaricarsi. Ok, questo è normale però. Ma perché ha potuto colpire? Non c'è l'abilità quella dove non può. Oh mio Dio, non abbiamo fatto niente. Oh mio Dio, non abbiamo fatto niente. Oh, ok. Oh mio Dio, non abbiamo fatto niente. Cozzata Zen. Oh, ok, questa riusciamo a resisterlo. Questa riusciamo a resisterlo per il momento. Dainapugno, dovremmo ancora aumentare il nostro attacco. Perfetto. Sono sempre pochi danni, sempre pochi danni, però aumentiamo l'attacco, quindi va bene. Io ho paura che a un certo punto mi faccia tipo un, non lo so, anche lui un martel pugno a sua volta e mi shotti i Regirock, perché potrebbe benissimo farla come cosa. Ne ha resettato le statistiche, quindi non abbiamo più il bonus attacco. Perché sarà una cosa che possono fare i Pokémon Dynamax durante i raid. Va bene, strategia ci fa schifo a noi. Regigigas lo occupiamo di nuovo. Posso riutilizzare durante questo combattimento qua la Dynamax oppure no? Funziona come un combattimento competitivo oppure funziona come un Red Dynamax? Perché è un ibrido questo qua, non so come funziona di preciso. Non potrò rifarlo perché non c'è più il simbolo. Ok, ci sta, va bene, capito. Non credo che potrò fare molto altro, quindi puntiamogli troppo forte e cerchiamo di fargli danni. Cozzata Zen, evitiamo l'attacco. Troppo forte? Oh, ma troppo forte faceva più male di... Ha fatto più male dall'attacco di prima. Purtroppo mi induisce l'attacco e la difesa. Però, a questo punto qua, credo che vada bene colpirlo e ce ne freghiamo di tutto il resto. Mi ha restato le statistiche. Ma allora, se mi resetti le statistiche sono contento, non c'è problema io. Cozzata Zen fa male, Cozzata Zen fa male, noi facciamo però troppo forte. Ok, andiamo di Regieleki, perché può mettere Elettrogabbia. Elettrogabbia farà male Dot, oltre al danno base d'inizio. Quindi lo prendo e pian piano passerà i turni, più gli farò anche danni. Deve ricaricarsi, alto danno, che apprezzo tantissimo, e si continua così. Secondo me ce la facciamo comunque, ero preoccupato che di dover prendere un altro Pokémon, tipo Urshifu o qualcun altro di super forte per fargli veramente tanti danni. Però sembra che non ce ne sia bisogno. A meno che adesso non si curi improvvisamente, siamo morti, sì. A meno che adesso non si curi improvvisamente dovremmo comunque farcela. Credo che la gabbia di elettricità continui a fare danno adesso, giusto? Abbassiamo la difesa. Non continua a fare danno la gabbia. Aia, va bene, però dovremmo esserci. Non mi interrompere con le statistiche e tutto. Cozzata Zen, no, resisti. Senti, Scorch ha resistito. No, ha tentennato, non ci credo. Ti prego, no. Ha tentennato. Adesso si ricarica. E con Regice lo colpiamo l'ultima volta. Mio Dio, ha tentennato, non ci credo. Gelo raggio lo sconfiggiamo. Dai. Ok, sconfitto. A questo punto posso catturarlo, giusto? È debole, è il momento giusto per lanciare una Pokéball. Non so se ho 100% di cattura. Non ho idea. Per sicurezza andiamo di Ultra Ball, perché almeno ci abbiamo più chance. Se non è il 100% di cattura dovrò rifarlo più e più volte fino a che non riesco a catturarlo. Cosa che non credo sarà così, perché mi farebbe strano. Però non sa mai a Pokémon. Fanno sempre scelte strane, quindi speriamo che funzioni. 1 2 3. Ok, si può catturare sempre al primo tentativo. E adesso abbiamo anche Regigigas. A questo punto qua, ho controllato, dovremmo aver preso tutti i Pokémon leggendari al di fuori della Dinavventura. La Dinavventura è una cosa molto famosa e poco interessante, quindi di sicuro è una cosa che non andremo a fare in video. Casomai lo farò in live, se ho voglia di farlo. Però, da quello che ho capito, c'è anche un altro Pokémon segreto, che ho letto la sua descrizione per come ottenerlo, e il prossimo però è veramente impossibile. Perché, come ultimo Pokémon segreto, c'è Spiritomb è insensato come poco, perché non c'è nessuna ragione del perché funzioni così. Perché è comunque una cosa che ho trovato, però non ci potevo interagire in nessun modo, perché il metodo con cui si attiva l'interazione è insensato. Perché bisogna andare qua dietro, raggiungere una tomba in questa zona qua in fondo, che avevo trovato in passato quando stavo cercando Kovalion, o Terrakion in questo caso. Grazie Pokémon. Terrakion in questo caso. E qua ci deve essere una tomba, esatto. Mi ci sono incise queste parole: diffondi la mia voce. Diffondi la mia voce significa vai online e interagisci con 40 persone nella mappa. Quindi io adesso devo fare così. Attivare l'online. Ho attivato l'online, perfetto. Appena vedo un altro giocatore, interagisco con lui. In questo modo qua
devo interagire con loro 40 volte e a questo punto Spiritomb comparirà sopra la tana. O la tomba. Avevo letto prima la tomba di Spiritomb con scritto diffondi la mia voce, ma non pensavo fosse questo. Pensavo fosse una reference creepy strana classica di Pokémon, perché molte persone vengono fatte. Invece no, è Spiritomb dove devi interagire con 40 persone online. Se non hai l'online non puoi ottenerlo, quindi. Ok, credo di aver interagito con abbastanza altri giocatori online. Spero di avercela fatta. Ok, ce l'ho fatta. In ogni caso però a questo punto cerchiamo di catturarlo. Abbiamo davanti Sentiscroach, abbiamo Toxtasy che può paralizzarlo. Solita classica tattica. Non so di che livello sia. 72. Livello 72. Ma in ogni caso si inizia con la Velox Ball. Velo. Oh! Cattura critica! Velox Ball? Velox Ball! Che ci aiuta e ci fa catturare l'ultimo Pokémon di Pokémon Spada e Scudo e l'ultimo Pokémon di Pokémon Corona. La Velox Ball alla fine si è rivelata ottima e ha catturato l'ultimo Pokémon della serie. Ci ha fatto aspettare così tanto a lungo soltanto per questo momento qua. Spiritomb, Pokémon proibito, spettro buio. 108 spiriti sono riuniti dando vita a questo Pokémon e pare che fra questi ce ne fossero di malvagi. Va bene, volevo fare anche sta cosa qua giusto per essere ormai completista del tutto, perché avendo fatto anche questo episodio qua un pochino più dedicato ai segreti e roba simile per quanto non sia leggendario, comunque mi sembrava il caso di andarla a catturare nonostante tutto. Adesso però penso che questo qua sarà l'ultimo episodio della serie e penso che posso fare le mie conclusioni definitive di Pokémon Spada e Scudo, perché so che c'è anche tipo il torneo dei campioni di Galar, ma non me ne frega nulla a me, non mi interessa per niente come cosa, non è un contenuto che ritengo interessante, quindi non so neanche se lo andrò a giocare di conto mio. Mi interessa davvero così poco, non me ne frega assolutamente nulla. Allora, conclusioni definitive di questo Pokémon Corona come DLC e casomai anche qualche opinione su Pokémon Spada e Scudo in generale. Pokémon Corona come DLC è stato molto più bello rispetto a Pokémon Armatura, senza nessun dubbio, sia perché c'erano molti più contenuti, sia perché secondo me i contenuti rappresentano meglio quello che dovrebbe essere, a mio parere, la saga di Pokémon. Ma in generale, questo DLC qua era meglio anche di Pokémon Spada e Scudo base, perché per quanto comunque mancano determinate cose e questo DLC qua comunque presenta, secondo me, comunque molto importanti mancanze, le cose che aveva comunque le ho apprezzate di più rispetto al gioco base e c'erano tipi di eventi che secondo me sono quelli che più rappresentano la serie di Pokémon. Però ad esempio non sono comunque perfetti, perché per quanto finalmente abbiamo avuto i leggendari e eventi con i leggendari in questo Pokémon Corona, comunque non è che fossero dei grandissimi eventi. Quello di Calyrex molto molto bello, l'ho apprezzato. Non è che sia incredibile, una storia pazzesca che ti fa addirittura cadere nelle lacrime perché è talmente toccante. Non è niente del genere, è soltanto una storia abbastanza simpatica di questo Pokémon che cerca di entrare in contatto con un altro. Una meccanica particolare dove due Pokémon possono uno salire in groppa all'altro e diventare praticamente un singolo combattente per fare un combattimento finale dove devi catturare il Pokémon, molto figa come cosa, però contemporaneamente non è incredibile e geniale, perché Peony è quello che inizia l'avventura, ma Peony non fa praticamente niente, viene utilizzato tanto come tramite, e tra l'altro anche la ragione del perché il Pokémon ha perso il potere e lo dobbiamo aiutare è molto stupida, perché da quello che sembra, poi potrebbero esserci altre ragioni, casomai se vai a esplorare meglio la lore ci sarà qualcos'altro, però da quello che sembra semplicemente Calyrex ha smesso di fare il suo lavoro e quindi gli umani non gli hanno più portato dei tributi e senza tributi lui non poteva più fare il suo lavoro e quindi ha perso il potere. Da come è narrata sembra che sia tutta colpa sua e sia soltanto stupido, cosa che non mi torna molto bene per un Pokémon che dovrebbe avere questo cervello e intelletto molto elevato come il suo. Però va bene, ci sta. L'evento dei regi, meh. L'evento dei regi è stato meh, onestamente. Per quanto comunque mi sono divertito a farlo ed ero tipo, oh mio Dio, c'è un barlume di puzzle. È soltanto un barlume di puzzle. E anche i puzzle che ci sono non sono una di granché, onestamente. Unito anche al fatto che come leggendario non ha nulla a livello di storia, è soltanto un uè. Ci sono quattro leggendari, valli a prendere, e non c'è nient'altro in quell'evento lì. È un po' comunque un peccato, perché non presenta i puzzle del passato, non presenta eventi interessanti con cui vengono presentati. È molto gnè come cosa. Ci voleva poco in realtà per rendere l'evento più interessante. Bastava semplicemente fare che all'interno del loro tempio ci fosse casomai... Vabbè, che si potrebbe fare anche un tempio più interessante e tutto, ma non importa. Facciamolo proprio super semplice. Bastava fare un pattern per terra 5x5 con un sacco di puntini e tu devi accendere i puntini giusti per evocare il regi giusto. Già molto più interessante come cosa. Non è soltanto un sale su tutti i puntini appena sono tutti accesi. Può iniziare la boss fight, per quella lì è una cosa molto stupida. E anche metterlo con cui entri nel tempio, alcuni erano fin troppo semplici da capire e banali, altri invece erano insensati. Tipo quello di Registeel, che non c'entra niente con il tipo acciaio, e devi soltanto andare davanti alla porta a fischiare.
quella cosa non ha molto senso. E si può dire all'incirca la stessa cosa anche degli uccelli leggendari. Uccelli leggendari che c'è una presentazione all'inizio con una cutscene molto bella che ho apprezzato, però mi aspettavo anche per loro della storia e degli eventi, ma non abbiamo avuto niente del genere. Come per i regi, non c'è stato un singolo evento, Peony non ha fatto niente, non ha comportato nulla a quell'evento lì, e tra l'altro sono gli uccelli leggendari che stavano combattendo per il controllo dell'albero con i frutti potenti, eccetera eccetera, non sappiamo comunque un cazzo. L'albero è lì, non sappiamo perché stesse combattendo per l'albero, non sappiamo cosa c'entri l'albero, non sappiamo perché ci sono. È molto comunque all'osso come evento. Ho apprezzato il fatto che è un ritorno dei Pokémon erranti e ci fossero anche quelle piccole meccaniche carine del fatto che devi rincorrere Zapdos, intercettare Moltres e indovinare quale tra tre è Articuno, ma contemporaneamente è sempre una cosa molto sempliciotta. Però ci stava, perché comunque avere un leggendario del genere all'interno di un gioco ci può stare. Mancano però ancora comunque i leggendari veramente difficili da ottenere, quindi dovevi andare a fare dungeon, puzzle e cose complesse che ti giustificano l'idea di un vero e proprio leggendario. Perché anche qua c'erano pure Virizion, Cobalion e Terrakion con l'evento di Sonia, ma anche lì Sonia non ha fatto niente. Sonia in questa narrativa qua anche lei non ha fatto praticamente nulla, se non dire uè, ho trovato leggendari, visto non avevo ragione, e semplicemente trovi quei Pokémon lì. Molti di questi eventi qua purtroppo sono stati abbastanza sottotono. Stessa cosa anche, andiamo avanti, stessa cosa anche per l'evento di Necrozma con le ultra creature. Quando è arrivato mi aspettavo un evento di Necrozma e le ultra creature, ma non era niente del genere. Era soltanto il gioco che ti dice uè, hai fatto queste tre cose, adesso abbiamo sbloccato le ultra creature all'interno delle avventure Dynamax, se trovi Necrozma ti diamo un contentino. Era soltanto questo qua come evento. Nonostante tutto, anche una cosa del genere non può essere paragonata agli ultra varchi di Ultra Sole e Ultra Luna. Quindi nonostante tutto, per quanto questo DLC qua lo ritengo migliore rispetto al gioco base, gioco base che per me ha tante cose brutte tanto quanto cose belle, forse di un minimo le cose brutte superano la quantità di cose belle, in questo caso Pokémon Corona era più, diciamo, sul lato positivo. C'erano comunque un sacco di cose brutte, però le cose belle, diciamo, che le battevano in questo caso. Rimane comunque una cosa molto meh. È a malapena decente come DLC, quindi non è nulla di incredibile. Apprezzo comunque anche il tentativo di fare delle nuove mappe completamente 3D e mi piacerebbe finalmente, lo dico ormai da tipo 6 anni ormai, però mi piacerebbe finalmente avere un gioco futuro di Pokémon tutto completamente 3D. Però non lo vorrei come è organizzato la landa della corona o la landa dell'armatura, perché come aree sono molto vuote con poco da fare, particolarmente armatura, però in parte anche corona. Perché corona, non avendo Pokémon nuovi, non avendo allenatori con cui combattere e non avendo roba del genere, comunque tu puoi esplorare la mappa, ma esplori la mappa soltanto per trovare leggendari. È già qualcosa, è già un qualcosina, però non è niente di che comunque. In futuro dovrebbero ampliare il concept e renderlo più adatto alla serie di Pokémon, perché al momento attuale, particolarmente armatura era una landa vuota con niente da fare al suo interno. Era inutile oggettivamente come cosa. Però bisogna anche dire che, detto tutto ciò, detto anche il fatto che Pokémon Corona secondo me è meglio del gioco base, è meglio di Pokémon Matura e tutto, resta comunque un problema. Resta comunque il problema che questo DLC qua costa 30 euro e il gioco base ne costa 60. Se comprate il bundle costa 90 euro. Questo gioco qua non è neanche lontanamente un gioco che dovrebbe costare 90 euro. La next gen con PS5 e Xbox Series X inizierà a avere giochi quadrupla A, tripla A a 80 euro. Pokémon Spada e Scudo a 90 per avere tanti contenuti quanto i giochi passati, ma di una qualità inferiore, non li merita assolutamente. Sono ancora al 100% convinto della cosa che avevo detto a gennaio, se non sbaglio, quando era stato rilasciato il primo trailer del pass espansione di Pokémon Sole e Scudo, del fatto che non doveva essere un pass espansione a 30 euro, doveva essere completamente gratuito. Perché già dopo l'enorme controversia di tutto questo gioco qua, già dopo il fatto che Game Freak è stata accusata di essere estremamente pigra, che lo è, ma in realtà lo è da anni, tanto che è uscito adesso come cosa, dopo il casino del Dex nazionale, un casino di un sacco di roba, 30 euro per un DLC del genere non gli vale comunque niente. Se il gioco fosse uscito così e se il gioco avesse avuto questi contenuti base sin dall'inizio, sarebbe stato un gioco valido. Non sarebbe stato neanche lontanamente tra i miei preferiti della serie di Pokémon, ma sarebbe stato un gioco valido e secondo me si sarebbero potute muovere molte meno critiche verso un gioco del genere, perché comunque la mancanza di Pokémon Spada e Scudo, oltre alla mancanza di storia, che questa qui non è stata fissata in nessun modo, la mancanza vera e propria è proprio qualsiasi tipo di contenuto post-game e qualsiasi tipo di contenuto opzionale, cosa che nel gioco base non c'è. Pokémon Corona e Armatura lo aggiunge, ma non vale la pena per 30 euro comunque come cosa. Non so cosa vedremo nel futuro della serie di Pokémon, non so se presto vedremo un remake di Sinnoh fatto vero e proprio per bene, o se avremo un nuovo Let's Go, tipo Let's Go Yoto. Speriamo che il prossimo gioco non sia Let's Go Sinnoh, perché quello non mi piacerebbe.
oppure se potrebbero fare un altro DLC. All'epoca ero abbastanza convinto che potessero fare un altro pass di espansione di Pokémon Sole Scudo con un ulteriore doppio DLC, perché pensavo che in un ulteriore doppio DLC futuro potessero aggiungere praticamente altri 100 Pokémon vecchi per ognuno, e in più potevano aggiungere anche la meccanica delle ultra creature e la meccanica delle mega evoluzioni per DLC. Però adesso, con il fatto che le ultra creature fanno parte di questo DLC qua e non si sapeva prima, inizio a pensare che è improbabile che arrivi un altro DLC in futuro. Forse potrebbe essere un singolo DLC e non un DLC a coppia, però a questo punto qua mi sembra improbabile. Tecnicamente potrebbero comunque fare DLC coppia, dove un DLC viene dedicato alle mega evoluzioni, mentre l'altro alle mosse Z. Cosa strana e insensata, però non penso proprio lo faranno, penso che ormai si passerà ad altro per la serie di Pokémon. E quindi, con relativa sicurezza, credo di poter dire che per Pokémon Spada e Scudo possa essere tutto. Io nelle prossime settimane comunque tornerò a giocare questo gioco qua in live per cercare di fare il Live Index, comunque le cose base del gioco, perché ormai l'abbiamo iniziato, lo sto facendo e mi diverto comunque a farlo insieme a voi. Però, conclusione finale su Pokémon Spada e Scudo: giochi in cui è stato messo il minimo dell'impegno, dove la mediocrità è il massimo che si riesce a raggiungere quando si va bene. In quasi nessun componente questo gioco eccelle né è buono, quindi è davvero un peccato. Speriamo che nel futuro della serie di Pokémon prometta bene, perché in fin dei conti Pokémon Armatura non era bello come DLC, ma Pokémon Corona ha un sentore di qualche ritorno a concept del passato che in realtà non sarebbero male. E se adesso nei prossimi anni, nei prossimi giochi Pokémon, si tornerà allo standard vecchio di Pokémon per poi iniziare ad avvicinarci allo standard del mondo dei videogiochi in generale, sarei contento. Non so se ci metteremo 20 anni, 30 anni o se non si arriverà mai lì, però Spada e Scudo non me l'ho deluso, perché le mie aspettative erano inesistenti. Ho giocato questi giochi qua dopo aver giocato Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, e quei giochi lì secondo me sono ancora di lunga i peggiori della serie. Però, senza alcun dubbio, non so se è il mio mainline title che mi è piaciuto di meno o roba del genere, però al momento attuale con la serie di Pokémon sono abbastanza disilluso. In ogni caso, vedremo cosa ci prospetta il futuro. Detto ciò, però, appena escono tutti gli artwork ufficiali, quindi probabilmente nelle prossime settimane, a meno che non siano già usciti, e in quel caso uscirà molto presto come video, presto arriverà, valuto tutti i Pokémon d'ottava generazione sul canale. Perché, come avevo detto, avrei fatto questo video qua soltanto quando avremmo avuto tutta l'ottava generazione. È possibile che forse in un futuro gioco arrivi un ultimo Pokémon di ottava, ma a questo punto qua mi posso ritenere soddisfatto e potremo fare quel video lì. Quindi aspettatevi anche questo nelle prossime settimane. Detto ciò, però, abbiamo già fatto abbastanza. Penso che per questa serie di Pokémon possa essere tutto. Ma quindi, spero che vi abbiate apprezzato. Spero di vedervi in un prossimo episodio. Ciao a tutti.